Il giorno 30 ottobre 2015 alle ore 15 il circuito di Franciacorta è stato sottoposto a sequestro dal curatore fallimentare per il fallimento della Franciacorta International Circuit, società che si occupava della gestione dell'autodromo. Non ha nessun coinvolgimento con la proprietà, precisa questo comunicato, nonostante i numerosi tentativi di poter effettuare ugualmente la manifestazione già completamente allestita, siamo costretti ad annullarla. Ci scusiamo con tutti, questo è il primo comunicato che rende quanto mai fragorosa la fine, di almeno momentanea, di questa storia che pareva dover diventare bellissima con l'imprenditore Mamé, poi tragicamente morto in una gara in Francia, poi subentro di Mazzola e questa fine invece decretata dal curatore fallimentare del porto, che individua nel sequestro e quindi nella chiusura conservativa dell'impianto la soluzione provvisoria con un rinvio a febbraio. Quindi ci aspettiamo un autodromo chiuso ormai per più di 3 mesi, e quindi il rischio del degrado è la fine di una storia incredibile per la quale oggi in Italia vivono società piene di debiti, società spesso pubbliche, e invece nel diritto privato, nel diritto commerciale, ci troviamo costretti a perdere un pezzo di storia motoristica così importante perché qualcuno non ha pagato quel che evidentemente doveva, visto il provvedimento del tribunale. Il peccato è la mancanza di continuità immediata aziendale, quindi il rischio di una clamorosa fine per questa struttura, perché i mesi del freddo possono anche annoverare meno gare, ma la manutenzione del manto stradale e di tutti quelli che sono gli edifici sono moltissimi, le volumetrie di questo autodromo sono notevoli. Ecco, in mancanza di tali manutenzioni il rischio è di perdere ogni giorno migliaia di euro.